non ti chiedo di darmi un bacio, non chiedermi scusa quando penso che tu abbia sbagliato, non chiederò nemmeno di abbracciarmi quando non ho più bisogno, non ti chiedo di dirmi quanto sono bella, anche se è una bugia, né di dirmi niente di bello, non ti chiederò nemmeno di chiamarmi per dirmi com'è andata la giornata, né di dirmi che ti manco, non ti chiederò di ringraziarmi per tutto quello che faccio per te, né che ti preoccupi per me quando le mie anime sono a terra. E ovviamente non ti chiederò di appoggiarmi nelle mie decisioni. Non ti chiederò nemmeno di ascoltarmi quando ho mille storie da raccontarti. Non ti chiederò di fare niente, nemmeno di stare al mio fianco per sempre. Perché se devo chiederlo, non lo voglio più. Partner del Club Malala e di Galatina e quindi dei comuni dell'ambito. Ringrazio a nome dell'associazione che rappresento e anche dell'ATS di Galatina il sindaco Luigi Arcuti, l'assessore ai servizi sociali Tania D'Acquarica e tutta l'amministrazione del comune di Aradeo. Ringrazio la dottoressa Maria Francesca Mariano, intervenuta a questo incontro. Conosco bene i suoi impegni, quindi ha accettato di buon grado perché è un giudice molto sensibile a queste materie che ci interessano questa sera. La dottoressa Eliana Martella, vicequestore e dirigente commissariato di Galatina, e la professoressa Anna Maria Rizzo, docente nonché direttrice dell'osservatorio Centro Studi. Sì, grazie. Passo un attimo la parola al sindaco. Buonasera a tutti e a tutte. Ringrazio gli ospiti presenti perché una serata di questo livello ci sta indicando che effettivamente quel problema che è da un po' di anni che ci stiamo portando appresso e che va immediatamente risolto. Più di 100 morti nell'arco di un anno sono delle cifre assurde e che non possono essere tollerate, e quindi è un discorso quello della violenza sulle donne che va affrontato in una forma seria e presumo che gli elementi in questo momento ci siano tutti per avere delle norme o delle leggi che possano andare in una direzione più restrittiva, anche se do la responsabilità al mio stesso genere, perché sono gli uomini che creano questo, e quindi un esame di coscienza va fatto soprattutto sugli uomini, e noi uomini presenti in questa sala penso che abbiamo delle grosse responsabilità, perché dobbiamo essere noi stessi a dimostrare agli altri che il rispetto nei riguardi della donna che ci è a fianco è importantissimo. Quindi grazie per quello che state facendo, e noi cercheremo di tutto e faremo di tutto in modo tale che venga portato avanti un ragionamento che possa portare a termine questa storia che non è tanto bella per noi italiani. Grazie. La parola al fulcro di quello che è il centro antiviolenza dell'ambito territoriale dei comuni di Galatina. E coordinatrice del centro antiviolenza Malala Yousafzai, la dottoressa Paola Gabrieli, assistente sociale del consultorio familiare del distretto sociosanitario di Galatina. La dottoressa Paola saprà darci effettivamente il senso di quello che è il lavoro e del servizio svolto sul territorio, dalla presa in carico delle donne vittime di violenza alla gestione poi dell'aspetto legale, fino appunto alla al superamento di quello che è il gap, che è questo purtroppo grave fenomeno attanaglia la nostra società. Quindi passo subito la parola alla dottoressa Gabrieli. Grazie. Coordino il centro antiviolenza del CAP di Galatina, che comunque afferisce ai 6 comuni dell'ambito, molto vicini e attivi alle azioni del centro antiviolenza. È un centro antiviolenza che è nato nel 2014 su volere proprio della parte politica e sulla spinta di quelle che erano anche le normative, in ottemperanza alle normative regionali e nazionali, visto il fenomeno che non è un fenomeno emergenziale, non è come la pandemia, che è un'emergenza che durerà 3, 4, 5 anni,
ma è un fenomeno strutturale e che ha un significato completamente diverso. E il centro antiviolenza, il nostro centro antiviolenza, è, diciamo, adesso ho più consapevolezza di quello che andrò a dire, proprio perché ho avuto modo di conoscere altri centri antiviolenza attraverso un corso di perfezionamento in tutta Italia, e devo dire che il nostro ha una strutturazione molto più consolidata, anche se è nato da poco, rispetto a, diciamo, ai centri antiviolenza. I primi sono andati dagli anni 60-70, la Casa delle Donne a Bologna, no? E quindi, però sono rimasti in una connotazione molto associativa, privatistica, e non si sono in qualche modo adeguati un po' a quelli che erano i regolamenti regionali. Quindi molti centri antiviolenza in Italia non hanno manco i finanziamenti perché non ottemperano i regolamenti regionali. E nel corso, diciamo, di perfezionamento che ho fatto, si lamentavano proprio delle scarse risorse che non arrivavano ai centri antiviolenza. Ma poi io mi sono chiesta: ma come mai? E quindi abbiamo capito che era questa la difficoltà. Il nostro centro antiviolenza, sui 28 centri antiviolenza pugliesi, l'unico pubblico a gestione pubblica. Perché è un centro antiviolenza pubblico? Questa, diciamo, nota che poteva essere una nota stonata, invece una nota, diciamo, abbastanza in coro, diciamo, perché avevamo tutti gli elementi, le professionalità che sono state provenienti dai servizi di ambito, servizio immigrazione, perché nel nostro centro antiviolenza un indicatore di qualità è la presenza della mediatrice culturale, che in alcuni centri non ci sono. Infatti sulla nostra, materiale pubblicitario, noi abbiamo anche un interno dove risponde la dottoressa Lisa Cafaro, e nella lingua inglese, francese e spagnolo lei può stabilire un contatto, perché le donne straniere, questo il centro si rivolge anche alle donne straniere sole o con figli minori presenti sul territorio. Quindi non abbiamo escluso nessuna, diciamo, diversità, nessuna tipologia di utenza. E poi tutte le professioniste che fanno parte di questo staff, quindi ufficio immigrazione, servizio sociale professionale, SPIOL per l'autonomia, per i progetti di autonomia e la lavorativa, i tirocini formativi, no? Che sono tanti quelli che abbiamo attivato nell'arco di questi tra 2014 al 2021, e quindi professionalità che avevano maturato esperienza in questo campo. E che cosa, diciamo, si porta, qual è in attivo, cosa ha fatto in questi anni il centro antiviolenza, oltre ad avere avuto 116 accessi e 96 prese in carico? Sembrano poche, però i primi anni erano stati nel 2014, è nato a novembre 2014, avevamo avuto 5 accessi, novembre, dicembre, 2 mesi, 5 accessi, poi c'è stato un aumento graduale, poi c'è stato un calo nel 2018, ma nel 2020-2021 è schizzato. Noi abbiamo il doppio, abbiamo quest'anno avuto 23 ad oggi, a ieri, perché ogni giorno ne arriva una donna, 23 accessi e 21 prese in carico. 21 prese in carico significa che su 21 donne vengono fatti dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. La denuncia, io dico sempre alle donne, che è un punto di arrivo, non è un punto di partenza, perché solo il 15% delle donne denuncia la violenza. La maggior parte denuncia e poi ritira la denuncia, quindi è quasi sistematica questa. Perché? Perché c'è questa difficoltà? Perché la prima cosa che la donna... Avete visto che c'è anche uno spot in televisione che parla proprio di questo. Ho paura di non essere creduta. Ho paura di dover trovarmi in una situazione talmente stressante, perché la donna che subisce violenza da anni, e noi ci troviamo, abbiamo avuto un accesso di una ragazza di 15 anni, è la più diciamo anziana delle donne, a 70 anni, che ha denunciato il marito dopo 40 anni, ma ne è uscita. Ed era l'altra sera, era a Sogliano, è venuta ad essere presente, non ha voluto chiaramente per ovvi motivi. E quindi abbiamo donne di tutte le età. Quindi la paura di non essere credute e la vergogna di... Perché tutti ci chiediamo: ma come fa una donna a sopportare tanta violenza, no? Quindi non è che è necessario che ci siano anni di violenza. Anche un anno, 2 anni, sempre pesa molto sull'aspetto psicologico. Sull'aspetto fisico, anche una ricaduta sulla salute della donna e anche a livello lavorativo, per chi lavora, perché la maggior parte delle donne purtroppo non lavora, perché hanno lasciato il lavoro per accudire la famiglia,
Quindi c'è stato, c'è questo problema che è fondamentale. La pandemia poi ha aggravato ancora questo problema, quindi molte donne si sono ritrovate, diciamo, disoccupate e molte che cercavano il lavoro non lo cercano più, hanno smesso di cercarlo. Quindi in attivo abbiamo per esempio 7 cicli di incontri formativi nelle scuole. Siccome il nostro diciamo, il riferimento legislativo è la Convenzione di Istanbul, dalla quale poi sono scaturite tutte le leggi ad hoc a livello nazionale e regionale. La nostra regione, la legge 29/2014, è una legge che ha tenuto perfettamente in aderenza alla legge, alla Convenzione di Istanbul, che è stata firmata in Italia 19 giugno 2014, mentre la Convenzione risale al 2011. La Convenzione di Istanbul è proprio, come dire, la struttura portante delle tutte le leggi che sono, perché si fonda su 4 dei famose 4 P. Prevenzione, quindi quali sono gli interventi che un centro antiviolenza e le istituzioni tutte che hanno a che vedere, che hanno a che fare con questo fenomeno, devono fare prevenzione. Protezione, quindi intervenire a proteggere la donna. Quando la donna viene al centro antiviolenza e noi gli facciamo, racconta la sua storia, a volte anche in maniera disordinata, perché veramente diciamo, gli si affollano tantissimi ricordi che ha necessità di avere il tempo di elaborare. Quindi noi la ascoltiamo, ci vogliono un po' più incontri per recuperare un po' tutta la storia e quindi codifichiamo il bisogno. Il più delle volte cerchiamo di recuperare tutti i tipi di violenza, perché la donna non riconosce tutte le violenze subite. Si pensa che la violenza fisica, dove c'è il livido, dove c'è il trauma, dove c'è la contusione, possa essere quella la violenza più grave, no? Ma mi posso assicurare che la violenza psicologica è sempre presente in tutti i tipi di violenza. E poi c'è un altro tipo di violenza, quella economica, che molte donne non riconoscono, che è fondamentale. Anche donne che hanno una, diciamo, una situazione economica abbastanza solida, perlomeno non, diciamo, carente, non riconosce questa, perché fa il tesoriere della famiglia è lui. Io vado con lui a fare la spesa, ma è lui che mette nel carrello, decide lui cosa comprare. Questa è violenza economica. Quindi di racconti ne ho sentiti tantissimi. Quindi nel momento in cui poi noi facciamo la valutazione del rischio, significa che andiamo a fare attraverso degli strumenti, e questi strumenti dovrebbero essere utilizzati dalle forze dell'ordine e anche dal pronto soccorso. Vedo qui il direttore del nostro pronto soccorso, dottor Antonio Palumbo, che ho avuto il piacere di invitare, e poi magari lo faremo intervenire, perché abbiamo una bellissima cosa che si sta, diciamo, attivando sul territorio. E quindi la protezione. Noi non possiamo permettere alla donna di tornare a casa dopo la denuncia e dopo che la valutazione del rischio è all'83%. Significa che non possiamo esporre ad ulteriori escalation di violenza. Allora gli consigliamo, perché tutto deve essere fatto attraverso la condivisione della donna. Noi non possiamo imporre nulla. Se la donna non vuole fare quel passaggio, noi dobbiamo attendere i suoi tempi, e questo è importantissimo. Quindi le consigliamo un allontanamento in una casa rifugio. Abbiamo tantissime, una rete sul territorio di queste case rifugio, insieme ai bambini, insieme ai minori. Perché l'altra faccia della medaglia della violenza di genere, e non dico domestica apposta, perché a volte non è necessario che l'uomo o il compagno o l'ex compagno sia convivente. La violenza può essere attivata anche da colui che dalla donna che comunque si è separata e che l'ex marito, l'ex compagno la raggiunge, la stalkizza, gli crea tutta una serie di problematiche. Quindi questo è importantissimo, quindi la mettiamo in sicurezza, intanto distante dal territorio, perché è importante, e poi con tutte le con la denuncia e con una grandissima e fortissima collaborazione. Noi abbiamo stabilito una rete sul territorio che non si può raccontare. Quando io chiamo, adesso ultimamente chiamo tutti i giorni l'ispettore di polizia, perché ormai ogni giorno ne arriva, oggi ne è arrivata un'altra di situazione. Abbiamo stabilito una fortissima rete sul territorio con le forze dell'ordine. Questo diciamo, all'inizio c'era, ma era abbastanza, diciamo, adesso invece c'è una forte intesa, alleanza di comprensione, no? Perché gente formata, gente che ha lavorato su questo fenomeno, e anche da parte degli operatori. Quindi
la protezione e poi c'è una cosa che noi tutti ci attendiamo sempre, la punibilità, la pena certa. La donna ha il diritto di denunciare, deve denunciare, non denuncia perché sa come vanno poi queste cose, sa che se c'è un attenuante avrà una riduzione, sa se ci fa un percorso, ci fa un patteggiamento della pena e quant'altro. Quindi non sappiamo poi come avverrà questa punibilità, non c'è una forte risposta a questo, no? E anche il GRELO, questa commissione di donne, quando ha fatto il report nel 2021, ha lamentato questo aspetto, che le pene devono essere certe, forti. In altri sistemi, come in Inghilterra, Patrizia Scotland, il famoso, diciamo, laborista, lì esiste che la donna fa la denuncia, non può ritirare la denuncia, per esempio. Una volta che l'hai fatta, mentre qui c'è la possibilità di ritirarla, di ripensarci. Altro elemento fondamentale è l'integrazione, appunto, nella rete, no? Nelle famose 4P, politiche integrate. È quello che noi tentiamo di fare, cerchiamo di farlo costantemente. Consolidare la rete significa avere da parte il settore della prevenzione, noi andiamo a recuperarlo nel contesto educativo, scolastico, facendo questi cicli di incontri nelle scuole. Anche con la pandemia abbiamo fatto qualcosa, adesso chiaramente stiamo riprendendo con in maniera online, andando a scuola, i bambini e i ragazzi si collegano nelle proprie classi, però io sono da un'altra parte. E poi abbiamo partecipato a 4 bandi regionali, tutti finanziati, quindi le risorse economiche arrivano a CAV, arrivano con delle tipologie particolari di spesa, e quindi io poi c'è tutta la rendicontazione quindi da fare. Poi il partenariato con l'Università del Salento e con l'ADU, che è un punto di un elemento aggiuntivo, una risorsa fondamentale, perché l'ADU, nella persona dell'avvocato Congedo, presidente di questa associazione, lei è sempre presente telefonicamente per le donne, dà il suo cellulare, le accompagna, le segue, perché queste donne servono avvocati formati. La formazione è essenziale, essenziale. Non tutti possono fare e trattare queste tematiche, questi argomenti, non perché non siano, ma perché ci vuole una riconoscere, per esempio, la vulnerabilità della donna. Quando un avvocato durante la difesa dice la vulnerabilità, che significa? È stata riconosciuta da un dispositivo nazionale che la donna per questo ritira la denuncia, perché non è forte, la continua violenza subita negli anni, che cosa ha creato? Ha creato una sorta di inibizione e di incapacità di reazione. È come un bambino che non sa che fare, vuole una cosa e poi ne vuole un'altra, poi ne prende un'altra, poi la torna indietro, è indeciso. Questa indecisione è dovuta alla frammentazione interna, al suo mondo interno, ha perso la dimensione personale proprio di essere se stessa, quindi deve recuperare questa parte attraverso un percorso psicoterapico, chiaramente su richiesta della donna. Ecco, io sono del parere che tutto si può fare, ma sempre assecondando il bisogno e il desiderio. E una cosa importantissima che si sta facendo adesso è che finalmente dal 2018 sono uscite le linee guida nazionali per l'assistenza sanitaria ospedaliera per le donne, il pronto soccorso, e queste linee guida sono state recepite dalla nostra ASL. Con una delibera ad agosto di quest'anno sono state recepite, si è fatto un percorso. Io l'ho portato, è un percorso dove proprio da queste linee guida nazionali si creano in 3 fasi, sia nella fase di accesso, quindi un percorso che accompagna la donna in tutti i suoi passaggi, nella fase di accesso al pronto soccorso, nella valutazione e nella terza fase di orientamento ai servizi sul territorio. Questo che cosa comporta? Comporta che gli operatori, il personale sanitario, in primo luogo i dirigenti delle unità operative devono chiaramente attenzionare queste linee guida, non solo, ma accanto a queste linee guida è stato fatto un protocollo. I CAV presenti nella provincia di Lecce siamo praticamente i 3, perché la Sanfra copre moltissimi distretti, la cooperativa San Francesco, poi c'è Renata Fonte, poi Giardel Lecce e poi c'è il CAV Malala. Quindi noi come CAV ci siamo riuniti e abbiamo scritto le azioni. Che cosa vogliamo? Se arriva un 118 chiamato dalla donna,
Io come CAV ho chiesto al 118, e poi è passato attraverso questo protocollo, se la donna desidera coinvolgere fin dall'inizio il centro antiviolenza, possono chiamare il CAV. E noi andiamo nel domicilio. A me è capitato di andare alle 11 di sera, chiamata dalla donna, c'era lì ancora il 118. Quindi ci sono tutte queste azioni che andranno a sostenere, aiutare a dare risposte concrete e certe nella fase dell'accettazione, nella fase di valutazione. Una cosa molto interessante che le linee guida prevedono è l'osservazione breve intensiva, laddove non è possibile dimettere la donna, perché magari per l'inserimento in casa rifugio richiede una serie di una modalità operativa un po' particolare, no? Cioè la donna deve essere bisogna sapere che non abbia problematiche alcoliche, a volte alle 11 di sera è difficile capire un po' la storia di questa donna, perché magari non la riferisce, o perché è in situazione di confusione, oppure non la riferisce. E quindi queste linee guida prevedono questa osservazione, la possibilità di permanere a massimo 72 ore in osservazione per garantire il giorno successivo agli operatori e al centro antiviolenza di intervenire e fare un'analisi più dettagliata e poter offrire, perché allora un problema gravissimo che noi ancora abbiamo, che è un problema che la Regione ancora non sta risolvendo, sono le donne maltrattate, le donne che denunciano violenza, che abbiano problematiche alcoliche, quindi di dipendenza in generale, psichiatriche e di barriera linguistica, perché non tutte parlano l'inglese, il francese, ci sono donne che parlano altre lingue. Noi non abbiamo un interpretariato, per esempio, che è importante. Quindi queste sono le vulnerabilità forti. Non ci sono case rifugio che accolgono donne con queste patologie. Le donne straniere sì, ci sono delle case rifugio che hanno all'interno dei mediatori e dei professionisti qualificati per questo, ma per quanto riguarda le donne con problematiche alcoliche o psichiatriche non ce ne sono. Io ho allontanato pochi giorni fa una donna, risultata essere poi dall'osservazione fatta nella casa rifugio con problematiche psichiatriche, la devo dimettere e quindi devo fare un piano di lavoro alternativo. Questa è la gravità ancora all'interno delle donne, cioè ci sono queste donne che hanno gravi problemi e che lì poi diventa ancora più faticoso per noi operatori. Ritornando soltanto, io accarezzo soltanto il discorso proprio che il fenomeno della violenza è un fenomeno strutturale e richiede l'intervento e l'alleanza di tutte le istituzioni pubbliche, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, magistratura. Noi riscontriamo ancora un piccolo scollamento. Mi fa piacere che sia qui la dottoressa Mariano, proprio perché so che insomma lei ci dà forte sotto questo aspetto, diciamo abbastanza. Abbiamo molto spesso, il più delle volte, oserei dire, nei provvedimenti, nel momento in cui noi facciamo la segnalazione, con tanto di denuncia e anche con testimoni, con anni, con storie di violenza, nel provvedimento che ci viene restituito dall'autorità giudiziaria, quella violenza viene declinata come conflittualità. E lì è un fallimento, perché la conflittualità prevede degli interventi mediativi, degli interventi di supporto, degli interventi di conciliazione, quando invece l'articolo 31 della Convenzione di Istanbul e l'articolo 48 della Convenzione di Istanbul dicono che è vietatissima la conciliazione e non posso esporre il minore al padre maltrattante. E allora noi ci troviamo a dover rimodulare e ridire al magistrato: guardi, signor magistrato, che questa è una violenza. Viene confusa, viene declinata come conflitto familiare, con gravissime ripercussioni sull'azione sui minori e sulla donna stessa, perché viene la donna stessa, nelle prescrizioni viene posta in maniera simmetrica con l'altra parte, ad entrambi viene prescritto supporto genitoriale, o alla donna e all'uomo, come se fosse appunto un conflitto. Ma la donna lì è una donna che ha subito una violenza, perché deve subire? E questa si chiama vittimizzazione secondaria e non va bene. Ecco perché è importante far riconoscere la violenza anche agli occhi di molti operatori. La violenza è invisibile, invisibile, invisibile.
Quindi è un problema strutturale, un problema che ricade in questi stereotipi che la dottoressa Anna Maria Rizzo vi racconterà in maniera simpatica, leggera, come solo lei può fare, sugli stereotipi, che cosa sono, che cosa producono, e questa forza ancora, questa prevalenza del maschile sul femminile, che è millenaria, millenaria. Io quando è uscita la legge che le mamme possono dare i cognomi ai propri figli, no? Io ho detto, ma che bella cosa, no? Io pure l'avrei voluto fare, avrei voluto mettere anche il mio cognome a mia figlia, no? Poi ripensandoci bene, questa è una riflessione che ha fatto Paola Di Nicola, dice, sì, ma ripensando bene, il cognome di tua madre, di chi è? Di tuo padre, quindi sempre nel maschile. Quindi diciamo che da 40.000 anni noi ci portiamo questa... Ma non interrompiamo questa catena, non siamo da... Sì, forse dovremmo cominciare a darci dei cognomi. Ecco, e questo è il vulnus del problema. Il problema è che noi viviamo, ecco perché l'educazione, il contrasto alla violenza si può agire solo attraverso un'azione culturale. Non abbiamo altri antitodi. Cultura e basta, cultura del rispetto attraverso la prevenzione, attraverso modelli educativi che sono di parità, che sono di rispetto della parità. Perché l'uomo perché uccide? L'uomo perché il femminicidio è l'ultima escalera, l'ultima tappa. Ma comincia, la legge ha indicato anche i reati sentinella, per dire attenzione, già quando si comincia a fare stalking, quando le telefonate, quelli sono delle spie che devono, per far capire, no? E non minimizzare. A volte si minimizza, vabbè signora, ma in fondo che è successo, no? Ti ha chiamato una volta in più, ti ha scritto un messaggio in più, è venuto sotto casa, ti ha rotto. No, quelli sono dei reati sentinella. L'uomo uccide perché è geloso, perché è il possesso, tu sei mia, dove vai senza di me? Io ho avuto dei racconti delle donne che non sono mai state, questa donna diceva, io non sono mai stata chiamata per nome da mio marito, con tutti gli appellativi possibili e immaginabili, ma mai per nome, offendendola ogni volta che veniva chiamata. E questo nel tempo crea un sacco di, diciamo, disagio psicologico. Io termino qui perché so che starei ora a parlarvi, però insomma so che bisogna anche attivarsi. Grazie. E quindi grazie a voi. Diciamo che il ruolo dell'interdisciplinarità quanto sia importante in questa materia così delicata e così alla quale siamo tutti molto, diciamo, attenti anche ad un'evoluzione legislativa e di conseguenza giurisprudenziale che accompagna questo percorso anche di affrontare la materia e l'argomento con un approccio nel quale ci si deve vedere tutti attori partecipi per superare non solo gli stereotipi, ma soprattutto quindi anche un problema culturale, ma anche problemi strategici, anche se il governo promette nel nuovo piano strategico 2021-2023 un impegno diciamo di rinnovamento o di adeguamento di quello che è stato il codice rosso, perché si inserisce una tematica sulla procedibilità eventualmente d'ufficio che sarebbe molto importante ovviamente da considerare, come d'altro canto l'impegno a porre in relazione i tribunali civili, penali e minorili, proprio per la presa in carico di quello che diceva la dottoressa Gabrieli, anche per quanto riguarda la violenza assistita sui minori, perché è un aspetto molto importante, e quindi che questi provvedimenti dei tribunali, perché vi posso assicurare, un avvocato che frequenta i tribunali, ci si rende conto di quello che è il carico di lavoro purtroppo dei magistrati, per cui a volte le lungaggini non consentono una effettiva certezza di quella pena che ci si attende. Quest'anno abbiamo registrato più di 60 donne uccise da partner o ex rispetto alle 59 vittime dello scorso anno, però dobbiamo registrare che ci sono state maggiori richieste al 15-22, quindi qualcosa sta funzionando nel momento in cui proprio la formazione, la sensibilizzazione
porta all'emancipazione quindi della donna, e nell'emancipazione nella misura in cui si autodetermina verso una denuncia. La denuncia che, una, come diceva la dottoressa, è un punto di arrivo, sì, ma è bene che si sappia, è un punto di partenza verso una seconda fase molto importante, nella quale svolgono tutti un ruolo sinergico, dall'avvocato, dagli specialisti, perché la vulnerabilità può anche essere trattata nella maniera adeguata, ma anche dalle forze dell'ordine, perché qui passo la parola solo per entrare un attimo nel vivo della materia, alla dottoressa Eliana Martella, vicequestore, dirigente del commissariato di Garatina. Noi ci siamo conosciute soltanto appena un mese fa, il 5 novembre abbiamo tenuto un tavolo tecnico nell'ambito territoriale proprio per creare delle maggiori sinergie, perché di fatto, e questo la dottoressa Mariano l'ha sentito, l'ha avvertito come istanza operativa del centro antiviolenza non molto tempo fa, perché manca un protocollo nelle procure per poter avere, diciamo, una gestione univoca di questi casi, perché le forze dell'ordine si specializzano per ricevere la denuncia. Però poi c'è un altro processo, che è quello appunto dell'investigazione e quindi poi del rinvio a giudizio, quindi ci sono, diciamo, delle problematiche connesse. Io vi presento la dottoressa, mi dovete scusare se io questa sera faccio leva sui loro titoli, ma è importante, e ci tengo a farlo, proprio per combattere gli stereotipi, perché sì, la dottoressa ride. Perché la dottoressa Eliana Martella, in questo caso, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale già e Soccorso Pubblico della Questura, si è laureata con il massimo dei voti alla Sapienza, la stessa università della dottoressa, è entrata in polizia nel 93, non è un uomo, è una donna, prestando servizio come funzionario presso il compartimento Polizia Stradale della Toscana e poi alle volanti della Questura di Firenze, quindi ha fatto un bel percorso da maschetto. Va bene, dottoressa, io le passo la parola con un incipit. Il ruolo fondamentale della denuncia, la risposta della polizia alla violenza sulle donne e sui minori, in questo difficile, diciamo, dualismo tra istanze repressive e interventi tempestivi, come possono comunicare con le forze di polizia? Sì, allora, persone? Grazie. Ringrazio soprattutto per la domanda, perché mi fa sempre piacere partecipare a questi incontri, perché per me è un'occasione per far sapere gli strumenti che la Polizia di Stato sta mettendo in atto negli ultimi tempi, anche perché ogni volta scopro che sono poco conosciuti. E soprattutto dal punto di vista della prevenzione, perché quello che a noi sta più a cuore è proprio la prevenzione. Noi siamo contenti quando c'è un caso che è ancora agli albori, riusciamo a gestirlo bene e finisce bene, piuttosto che intervenire nell'ambito della repressione. La repressione per noi è sempre un fallimento. E devo dire la verità, non solo il codice rosso ci dà una mano, perché ha previsto, poi magari il magistrato sarà più dettagliato in questo, però ci ha dato degli strumenti, perché c'è un inasprimento delle pene, poi una serie di reati che vanno dalle percosse alle lesioni, lo stalking, vengono trattati con una particolare attenzione quando sono rivolti nei confronti di una donna e rientrano in questa categoria generale della violenza di genere, ma anche perché sono stati presi in considerazione delle fattispecie di reato che prima sfuggivano. Pensiamo al revenge porn, no? Questa è una novità dei giorni nostri, questo uso smodato della tecnologia soprattutto tra gli adolescenti e la diffusione di questi video, che hanno poi delle conseguenze drammatiche. Perché hanno delle conseguenze drammatiche? Perché la traccia è difficile poi da togliere, diciamo, no? Una volta che quelle immagini vengono immesse, non pensiamo solo a internet, che paradossalmente in qualche modo si può anche riuscire a oscurare quel sito, ma pensate a WhatsApp, no? Io in una frazione di secondo, se ho un gruppo, posso condividere un'immagine
in un gruppo di amici, ognuno di loro può diffondere altrettanti gruppi, ma la cosa più drammatica è che queste immagini rimangono, cioè sono di proprietà di chi ce l'ha sul suo cellulare. Per poterle togliere io dovrei fisicamente raggiungere tutti i telefoni che ce l'hanno, cioè, vi rendete conto che è impossibile. Dico questo perché mi ricordo un caso di una ragazzina che ho trattato quando ero all'UPG, all'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Lecce, che è praticamente è stata vittima di questo malvezzo, di questo reato gravissimo, quando era alle scuole medie. Era venuto a denunciarlo al liceo, era in terza liceo, perché questo video continuava ad arrivare, arrivava prima il video e poi lei, dovunque questa andasse, era nota in città e tutti avevano questo video. Quindi pensate a quanto può essere drammatica una cosa del genere. Quindi è giusto che il legislatore si sia adeguato anche un pochino all'evoluzione di determinati reati che possiamo definire nuovi. Ma pensiamo anche nel codice rosso, per esempio c'è un passaggio su un altro reato molto particolare che è il deturpamento del viso, no? Con l'acido, no? Togliere che cosa? Togliere la bellezza, no? Cioè o mia o di nessun altro. Sono cose che diciamo in passato sfuggivano, ma il codice rosso ha anche previsto da parte delle forze di polizia una maggiore attenzione perché dà anche una certa responsabilità per chi in qualche modo prende la denuncia e che deve immediatamente riferire all'autorità giudiziaria che a sua volta, massimo entro 3 giorni, deve intervenire con una delega. Questo permette di diciamo un pochino far stare attenti. Cioè, mentre in passato quando si prendevano queste denunce molto era lasciato un po' la sensibilità dell'operatore, no? Che poteva dire vabbè pensaci bene poi torna, oppure quando si avvicinava una donna per chiedere consiglio, questo è un classico caso, no? Molto timidamente, cosa succede, cosa posso fare, poi gli si dava il consiglio e la si faceva andare via. Adesso non è così, l'attenzione da parte nostra è massima perché non sappiamo mai una volta che va via che cosa succede, non siamo in condizioni di poter distinguere la situazione grave da quella che non lo è. Paradossalmente una situazione che può sembrare grave, no? Magari una donna che viene già consigliata dall'avvocato, una donna emancipata, che lavora, che a un certo livello culturale ci rappresenta magari una tragedia, può poi di fatto non essere così, o una che timidamente chiede un consiglio può dietro esserci un dramma. Noi non sappiamo quando lascia il nostro ufficio che cosa succede. E quindi diciamo il consiglio che do ai miei collaboratori è sempre quello di non mandare via nessuno, e anche se non vuole prendere, non vuole denunciare, noi abbiamo tutta una serie di strumenti che sono anche di tipo amministrativo. Pensiamo all'ammonimento del questore, no? L'ammonimento del questore non è una strada penale, è una strada amministrativa allo stato puro e rappresenta una... non so perché. No, dottore, non serve a niente. Per colpa della vabbè. Giudice. Vabbè, giustamente è giudice, quindi lei pensa all'aspetto repressivo. Devo dire che non è che non serve a niente, serve in quei casi in cui abbiamo a che fare con una persona, diciamo, più o meno ragionevole. Forse lo troviamo efficace nello stalking, in qualche volta, perché quando capita lo stalker che si è infatuato, che manda i bigliettini, le cose, che fa 100.000 telefonate, eccetera, che magari non è però una persona pericolosa, l'ammonimento del questore, che comunque è un provvedimento formale, un invito a cambiare atteggiamento, può sortire degli effetti. E comunque, anche laddove non sortisce degli effetti, è un modo, laddove la donna non vuole denunciare, comunque per evidenziare una determinata situazione e comunque farla, perché a noi interessa molto far emergere il sommerso. Spesso le donne non vogliono, hanno molta paura a fare denuncia, perché hanno paura, non è una cosa facile denunciare, perché come dico sempre anche altre volte, quando denunciano non è che denunciano il vicino di casa, denunciano il marito, il padre dei propri figli, magari l'unica persona che è la fonte di sostentamento, non è una cosa facile. E soprattutto poi il timore, che cosa faccio dopo, che cosa succede dopo, perché dopo la denuncia magari può diventare anche più cattivo, insomma. Quindi diciamo, se non vuole proprio denunciare,
la richiesta di ammonimento è comunque una documentazione nero su bianco dell'esistenza di una situazione di fatto, quindi diciamo che per far emergere il sommerso è sicuramente un aiuto. Non solo, ma dal punto di vista della prevenzione abbiamo degli strumenti, diciamo, tecnici, in particolare un protocollo che stiamo adottando da molti anni e che devo dire l'ho trovato efficace perché ci permette di documentare tante situazioni che prima sfuggivano. Se pensiamo al maltrattamento in famiglia o lo stalking, sono dei reati che richiedono la reiterazione di un comportamento, quindi non basta un solo episodio. In passato che cosa succedeva? Spesso la volante o la radiomobile dei carabinieri intervenivano presso una famiglia, entravano in casa, piatti rotti, bambini spaventati, mobili rotti, eccetera, però poi finiva con invitate le parti eventualmente a fare querela. Questa relazione finiva nel cartaceo, negli atti non la vedeva nessuno. Adesso gli operatori sono obbligati a compilare una scheda con una checklist che gli impone di essere attenti a tanti particolari, quindi anche per esempio documentare che esiste il vicino di casa perché può essere sentito, la situazione in cui sono intervenuti. Questa scheda viene inserita nella nostra piattaforma 113 e viene collegato, diciamo, quel numero di telefono, quell'indirizzo, quel nominativo. Se si dovesse ripresentare un'altra volta questa situazione o qualcuno dovesse chiamare, si rievoca la precedente scheda. Questo progetto, che era si chiamava fino a qualche anno fa progetto EVA, adesso è stato ampliato anche ai carabinieri, e il protocollo Scudo, quindi è stata creata una banca dati comune tra tutte le forze di polizia. E questo è, diciamo, ha una doppia finalità, sia quella di documentare tante attività che in passato sfuggivano, sia quella di far sì che gli operatori siano obbligati ad essere attenti a tutta una serie di situazioni. Quindi voglio dire, gli strumenti negli ultimi anni vengono dati, però poi devo dire che si nota da una parte sicuramente una maggiore attenzione da parte delle forze di polizia, da parte le normative ci vengono in aiuto di più rispetto al passato, però paradossalmente se da una parte l'attenzione è maggiore, dall'altra questi reati sembrano non diminuire ma quasi aumentare. Questo che cosa dimostra? Come è stato più volte detto e penso che tutti condividiamo, è sicuramente un problema più culturale che altro. Ne possiamo pensare che sia frutto dell'evoluzione dell'emancipazione femminile, perché se guardiamo la storia non c'è un periodo della storia in cui le donne non siano vittime di questa categoria di reati. Da Paolo e Francesca di Dante, Otello e Desdemona, a una figura che a me piace moltissimo, non a caso il suo nome è stato preso in prestito da molti centri antiviolenza, una pittrice del Seicento, Artemisia Gentileschi. Guardatevi i suoi quadri, io sono un'appassionata, l'adoro proprio, sono bellissime. E poi soprattutto lei ha una storia di vita che è del 1600 ma potrebbe essere attuale, ora come allora non è cambiato niente. È una donna che è riuscita in un'epoca in cui le donne non potevano né studiare né lavorare ad affermarsi come una delle principali pittrici allieva di Caravaggio, fu violentata dal suo maestro e suo padre, in controcorrente con l'epoca, riuscì a far condannare l'autore del reato. Quindi voi potreste pensare, allora è finita bene. No, non è finita bene perché è stata bollata come una poco di buono. Quindi qual è il problema in questi casi? Che è il senso di colpa, la vergogna. Purtroppo la vittima, no? Io anche l'altra volta citavo un esempio di una situazione che ho trattato di recente, di una ragazza minorenne, la famiglia non l'ha accompagnata a fare denuncia, noi ci siamo arrivati indirettamente e quando io ho fatto la domanda alla madre ma perché non sei venuta a denunciare, e lei, insomma, la vergogna, cioè voglio dire, perché questo reato non è considerato come gli altri, no? Se entra il ladro in casa noi andiamo a denunciare, se ci fanno una rapina andiamo a denunciare, se ci molestano la figlia no, stiamo zitti, magari allontaniamo la persona. Quindi questo considerare la vittima in qualche modo come se fosse stata la causa di quello che gli è successo, no? Andiamo sempre a cercare
come mai questo forse solleva la coscienza non solo dell'autore del reato, ma fa pensare agli altri che forse a noi non può non succedere, perché tanto se se l'è andata a cercare io magari evito quei comportamenti, quindi sono a posto. Quindi quello che forse dobbiamo cambiare è il nostro modo di ragionare, di pensare. Un cambiamento culturale è quello più difficile da attuare. Voglia mettere normative, repressione e quant'altro, se non apparentemente c'è stata una grande evoluzione, ma stiamo ancora discutendo su una cosa che è scontata, cioè il fatto che il lavoro fra uomini e donne debba essere ugualmente retribuito. Io lo trovo veramente il paradosso dei paradossi, cioè che cosa c'è da discutere, da dire? Cioè, se una donna fa lo stesso lavoro, sono due operai, producono la stessa quantità, no, a lui lo pago di più, a lei di meno, che quando vado ad assumere. Ce lo possiamo dire perché così lo sappiamo tutti, si va a guardare, no? Lo stato di famiglia, c'ha figli, non ce l'hai, giovane, allora mi faccio due conti che poi magari, no? Cioè, è assurdo, quindi di cosa stiamo parlando? Cioè, voglia dire, no? Cioè, un reato che lo ritroviamo nel passato, lo ritroviamo oggi, speriamo domani di cambiare qualcosa, spero che non sia nella nostra testa questi comportamenti siano eterni, mi auguro, spero che non siano così. Quindi sicuramente ci vuole lo sforzo di tutti. Bisogna cambiare, diciamo, l'atteggiamento maschile, ma anche il nostro, cioè noi stesse dobbiamo per prime far valere i nostri diritti, essere solidali tra di noi, e speriamo che almeno questo possa portare, sì, perché purtroppo questo è un altro limite delle donne, forse. Dobbiamo imparare anche questo se vogliamo in qualche modo progredire, no? Questo forse è un punto di forza maschile, no? Il fatto della solidarietà, ecco. E quindi cioè eliminare certi stereotipi, no? Della figura femminile, del doverci limitare. Noi possiamo fare tutto quello che fanno gli uomini, si può anche uscire la sera, si può uscire da soli, rivendichiamo la nostra libertà anche di metterci la minigonna. Questo non vuol dire se ci mettiamo la minigonna qualcuno è autorizzato a molestarci, no? Quindi c'è la nostra libertà anche questo. Quindi voglio dire, gli strumenti esistono, dobbiamo cercare di capire come mai, no? Questa sia inversamente proporzionale l'attenzione che viene messa nella categoria di reati e il fatto che in qualche modo tendino ad aumentare e non a diminuire. Per quanto riguarda la collaborazione, è sicuramente un problema che va affrontato a tutto tondo, quindi non è soltanto delle forze di polizia. La collaborazione, noi abbiamo delle informazioni, anzi raramente vengono proprio dalla vittima, raramente la vittima che viene a denunciare, ma può essere il medico attento, ma anche l'insegnante, no? Sensibile, che si accorge che c'è una ragazzina che ha qualche cosa, no? Il pronto soccorso, che quel livido, non è vero che è caduta, insomma. E quindi richiede una collaborazione da parte di tutti. I centri antiviolenza sono per noi un grandissimo aiuto, tant'è vero che questo qui rientriamo sempre nel discorso della preparazione che adesso hanno le forze di polizia. Noi nel momento in cui accusiamo una denuncia siamo tenuti anche a fornire l'elenco dei centri antiviolenza perché il loro lavoro è preziosissimo, è parallelo al nostro e soprattutto ci aiutano in tutti quei casi in cui magari c'è bisogno di entrare in maniera soft nel penale, no? Attraverso qualcuno che aiuti la vittima a elaborare psicologicamente, a sentirsi anche protetta, a vedere poi un futuro dopo la denuncia. E questo ci ha aiutato in tante situazioni, lavorando parallelamente, a far venire fuori il sommerso, che, torno a ripetere, è la cosa che più ci sta a cuore. Grazie, dottoressa. Sì, dobbiamo iniziare a pensare che l'uomo violento rappresenta se stesso e nessun altro, ma la sua violenza invece deve riguardare ognuno di noi e dovremmo iniziare a pensare così su una solidarietà, sì, però vista in maniera differente. Io invito adesso a parlarci qui la dottoressa Maria Francesca Mariano.
La dottoressa giudice penale è nata a Galatina in provincia di Lecce. Allora lasciamo perdere la dottoressa. Devo fare, buonasera, devo fare una domanda. Ringrazia prima di tutto l'avvocato Congedo per questo invito, ringrazia Aradeo, la città, di aver aperto le porte ad un'iniziativa di questo tipo. Io come al solito, siccome non ho tempo né di mangiare né di dormire, figuriamoci se ho il tempo di prepararmi per parlare in incontri di questo genere. Però devo dire, ascoltando le persone che mi hanno preceduto, mi sono venute tante di quelle idee, tante di quelle cose da dire che non basterebbe la nottata, però come dicono gli avvocati sarò breve, prometto. Allora, detto questo, diceva l'avvocato Congedo, ma la dottoressa Mariano, esperta, ha trattato, eccetera, eccetera, non è che sono esperta. Avrò scritto più di, non so, 1000 sentenze con donne vittime, per cui un giorno mi rivolsi ai miei colleghi e dissi: salentini, popolo di violentatori, perché non è possibile i numeri statistici di processi che noi abbiamo per reati di questo tipo sono talmente poderosi da occupare e diciamo sovraccaricare i ruoli rispetto a tutte le altre tipologie di reati. Per cui, anche se io in realtà, in quanto giudice della Corte d'Assise, dovrei occuparmi prevalentemente di omicidi, in realtà mi accorgo che poi nei fatti la prevalenza è di tutta questa materia, che è veramente sovrabbondante. Quindi ve la faccio breve. Noi abbiamo 3 norme di riferimento importanti nel codice a tutela, diciamo, della donna, diciamolo così. Abbiamo il delitto di maltrattamenti in famiglia, che comprende tutte le ipotesi cui ha accennato la dottoressa Gabrieli, di vessazioni abituali, cioè che devono avvenire con reiterazione nel tempo, in contesti quasi sempre familiari, che sono sia di tipo fisico ma anche di tipo psicologico. In quello materiale psicologico si intromette anche il lato economico, giustamente. Poi abbiamo il delitto di stalking, che è stato un punto di arrivo, grazie a Dio, del legislatore, che si è reso conto a un dato momento, folgorato sulla via di Damasco, ha compreso che ci sono tante tipologie di reato che individualmente prese non significano niente. Tipo la molestia per telefono. Vabbè, questa persona manda 300 messaggi, una molestia. Vabbè, isolatamente preso è un reato minimo. Oppure, non lo so... mi ha tirato uno schiaffo, lesione lieve. È un reato, ma comunque ha un suo contenitore molto modesto. Se invece tutte queste cose si legano insieme, si vede un escalation peggiorativo nella condotta criminosa, che poi può arrivare a forme gravi come il sequestro di persona, a forme gravissime come la violenza sessuale, a forme super gravi come l'omicidio. Io in Corte d'Assise ho trattato, grazie a Dio ne posso parlare perché la sentenza è irrevocabile, il caso di uno stalking rivolto verso una donna che aveva lasciato il compagno con cui aveva intrattenuto una lunga relazione anche di coabitazione. A un certo punto il rapporto era morto, questa signora l'aveva lasciato, lui non si dava pace e praticamente accoltella il presunto, dico presunto che perché non era così, nuovo compagno della signora. Probabilmente se si fosse fermata o comunque bloccata questa ossessività un attimo prima non ci sarebbe scappato il morto. Però questa forma di ossessività generalmente viene sottovalutata, quindi si arriva poi a queste situazioni finché non si arriva allo scenario processuale. Voi non avete idea, hanno solo l'idea le stegiste che stanno qui, cosa significhi esaminare in un'aula di giustizia una donna che ha subito violenza, o sotto forma di maltrattamento o sotto forma di violenza sessuale. È un calvario per tutti i presenti e per la donna soprattutto, perché questa persona si trova a parlare di fatti assolutamente intimi e brutali davanti ad estranei, tra cui l'estraneo più di tutti, che è il giudice, che la guarda con aria volutamente e impositivamente indifferente. E questa persona durante tutto il tempo ti guarda con tanto di occhioni sgranati quando riesce a sostenere il tuo sguardo, chiedendosi se tu le stai credendo. E tu non puoi farle capire che stai credendo. Anzi, ti fa rabbia quando vedi questo dubbio, perché dici: ma questa pensa che io sia una cretina, che non capisce quanto è vera la sofferenza che ha passato. Perché poi non è che il giudice si deve assolutamente e passivamente recepire
e tutto ciò che questa persona dice, perché non siamo in un contesto umano salottiero dove un'amica, una signora ti racconta una brutta vicenda e tu solidarizzi. Ci sono dei parametri legali di riferimento per la valutazione. E per fortuna questi parametri non hanno bisogno di riscontri esterni come nel caso della parola del collaboratore di giustizia, altrimenti i processi non arriverebbero mai a una condanna, perché molte volte sono quelle che la Cassazione chiama reati a prova unica, cioè soltanto la vittima e l'autore, cioè è difficile che ci sia un testimone di una violenza sessuale, insomma non staremmo neanche a parlarne, o un maltrattamento in famiglia, cioè magari la moglie, il marito, al massimo c'è un figlio che a volte si trova, a volte non si trova presente ai fatti. Però ci possono essere quindi due punti, due passaggi fondamentali nella valutazione, così vi spiego come funziona il processo, perché sia il centro antiviolenza che le forze dell'ordine hanno il primo impatto con la persona, no? E raccolgono il suo sfogo, però, e poi mandano avanti il procedimento, però il processo è il cuore di questa vicenda, perché se poi non si arriva a una sentenza, di che cosa stiamo parlando? Abbiamo giocato. Allora c'è un primo vaglio della credibilità intrinseca, cioè questa persona è coerente, parla in maniera congrua, si contraddice, riesce a tenere un filo logico, è credibile in ciò che dice, oppure è una persona delirante, magari per esaurimenti, per un suo vissuto personale, perché è instabile mentalmente, per tante vicende che possono starci. Una volta che si dice ok, la persona è credibile, poi questo basta. Perché anche in questo caso la Corte di Cassazione, che è un po' il parametro di riferimento del giudice, non è oro colato, però ci si può anche discostare, ma tendenzialmente un'ottima guida, dice basta, basta proprio perché sono reati a prova unica. Però se si trovano dei punti di sostegno, tipo la testimonianza dell'amica, della vicina di casa, della mamma, del papà, del confidente, e soprattutto la grazia di avere qualche certificato medico, perché è una prova oggettiva, proveniente da struttura pubblica, a quel punto il cerchio si chiude e quindi è facile poi pervenire a un giudizio di condanna. Quando la dottoressa Gabrieli parlava di persone che hanno difficoltà ad esporre il loro vissuto perché c'è una sorta di frammentazione della personalità, mi permetto di aggiungere qualcosa di più. Non è solo questo. Queste persone attraversano psicologicamente una serie di sfaccettature. Prima di tutto la vergogna. Quante volte io devo intervenire per tranquillizzare la persona e dire guardi, lei non è la prima, non è l'unica, noi siamo tutti adulti e conosciamo tante vicende come la sua, non c'è niente di cui vergognarsi, semmai si deve vergognare chi l'ha messa in questa condizione. Ma la vergogna non nasce solo dal fatto di poter essere stata in qualche modo causa delle violenze subite, che pure ci sta sul piano psicologico, quanto proprio la vergogna di dover narrare e descrivere fatti talmente umilianti e talmente frustranti che nessuno vorrebbe andare a raccontare a chi che sia. Ecco perché poi spesso si pone questa singolarità nel processo, che poi viene cavalcata dagli avvocati che difendono gli imputati. Ma com'è che proprio tua madre non lo sapeva, tua sorella non lo sapeva? Perché sei andata al centro antiviolenza e non hai parlato con la sorella, per esempio? Ma perché è normale? Perché la vergogna è una remora interiore talmente forte, però poi il giudice deve scrivere per motivare. Cioè questi non sono passaggi scontati, sono passaggi che entrano tutti nel gioco della valutazione. E perché non è facile? Cioè è più facile parlare con l'estraneo che è fuori da questo contesto, piuttosto che riferirsi o parlare o in qualche modo manifestare anche la propria incapacità di reagire. Oltre al fatto, secondo punto, che è, da cosa nasce quella che la dottoressa Gabrieli chiama frammentazione? Nasce dall'affettività, perché questi sono uomini che sono stati amati. Quindi non è facile vedere la persona che tu hai idealizzato, comunque amato al punto tale da sposare o da andare a convivere o da farci un figlio, che poi si rivela tutt'altro, o perché beve o perché si droga, molto spesso accade anche questo, o perché mostra un lato della personalità che prima teneva celato, o che a un certo punto esplode e si scatena contro la donna, a questo punto è chiaro che questa persona si trova interiormente divisa. Da un lato quest'uomo è l'aguzzino che la vessa, la picchia, la umilia, la offende, usa il turpiloquio nei suoi confronti, la chiama con tutti gli epiteti più negativi del mondo,
dall'altro lato è la persona con cui si era creata una relazione affettiva. Quindi sanare questa frattura interiore e arrivare a capire che questa persona non è più ciò che era un tempo, o comunque l'immagine che si aveva caduta, anche quello è un passaggio forte. Per cui sono tanti gli elementi. E in questo contesto c'è stato un altro riferimento al discorso delle madri, al discorso dell'età. Vi parlo dell'esperienza dei processi e devo dire per forza qualcosa anche sull'effettività della pena. Parlo di un caso minimo e di un caso massimo. Donna sui 70 anni, ho sentito. Forse il mio primissimo processo di maltrattamenti fu in Sicilia, dove la famiglia è completamente blindata. Cioè la famiglia non parla. Perché il senso dell'omertà che si ha nella cultura mafiosa, immaginate come possa essere riportato all'interno delle famiglie anche comuni, normali, non velate, diciamo, da profili di mafiosità. Cioè tutto ciò che accade all'interno della famiglia è un problema nostro, non deve riguardare lo Stato. Questa donna a 70 anni decise di denunciare il marito e io ricordo l'espressione di questa donna molto semplice, forse aveva la quinta elementare, si esprimeva quasi solo in dialetto, che a un certo punto si girò verso di noi, eravamo tutti e tre nel tribunale, dietro di noi era appeso un crocifisso di legno. Questa signora guardò la croce di legno e disse: e che devo dire più io davanti a Gesù? Questo è successo, dopo che aveva parlato, che è quanto dire. E in quella frase che sembrava quasi banale, no? C'era l'esternazione di un'esistenza di 50 anni alle spalle di maltrattamenti. E questa persona poi aveva maturato a un certo punto questa forza interiore, da sola chiaramente, perché era un punto di non ritorno, di dichiarare. Caso minimo, vabbè, casi minimi, se dobbiamo parlare di violenze sessuali, io veramente ho visto a Lecce, nel periodo in cui presiedevo il collegio penale che praticamente faceva quasi tutte violenze sessuali, dalla violenza sessuale sul neonato in culla sino a quella sul disabile, cioè io ho visto delle cose che scavalcano qualunque film dell'orrore, per cui ogni volta dicevo più di questo non posso vedere, ogni volta venivo sorpresa dalla fantasia della perversione umana. E c'è stato un caso di un padre che ha usato violenza su tre figli, ma nel tempo reiterate, prolungate. Io ho scritto la sentenza, gli ho dato 24 anni di carcere, confermata la sentenza anche nella pena. Quindi chi dice che le pene sono risibili, si faccia un giro a vedere bene le sentenze del tribunale e soprattutto per quelle che vengono confermate. Per cui ci sono casi e casi, ci sono casi in cui la pena può stare bassa o magari, io dico, ci sono gli sconti di fine stagione in corte d'appello o magari c'è qualche vizio formale o processuale per cui cadono in Cassazione, ma se il processo è fatto bene, non ci sono vulnus o punti di criticità nella procedura e si segue un ragionamento rigoroso e serio e si scrive una sentenza che è un libro, è chiaro che poi regge. E in un altro caso io ho dato 30 anni di carcere a un padre che ha violentato la figlia per 10 anni, l'ha messa incinta, è nata la bambina. In appello la pena è stata abbattuta, nel senso che è stata ridotta, ma è stata ridotta perché nel frattempo si erano prescritti 4-5 reati. Quindi alla fine cioè, non si può criticare nessuno. Per cui sono pene più gravi di quelle che si danno per l'omicidio. Io in assise, se non do l'ergastolo, quando non è aggravato l'omicidio, le pene sono 21, 22, 23 anni, 24 per un omicidio. E io nella motivazione ho scritto questo, che le persone erano state uccise, moralmente uccise. Cioè che una condotta così brutale e grave in un contesto di quel tipo era equivalente all'eliminazione fisica della persona, no? Perciò quando prima di tutto non facciamo mai di tutta l'erba un fascio e poi sempre dipende dai singoli casi che si vanno ad esaminare. Ci sono tante sfaccettature, la pena a un minimo e a un massimo proprio per consentire di gradare in relazione alle situazioni concrete. E quando si parlava delle madri, non so chi ha fatto un passaggio alla mamma, alle madri, eccetera, eccetera, in questi contesti, un giorno con una mia collega abbiamo detto dobbiamo scrivere un libro a quattro mani sulle madri,
perché in queste vicende, quando queste situazioni non riguardano la moglie ma riguardano le figlie, le madri sono le illustri assenti, perché io un periodo esaminavamo in aula una sfilza di madri che sembrava abitassero altrove, cioè madri che vivevano in casa e sostenevano di non aver mai visto nulla, di non essersi accorte di nulla, il tutto perché? Perché queste donne dovevano a tutti i costi tenersi uno straccio di marito, oppure coprire la porcheria, o voler mantenere salvaguardato il cosiddetto onore familiare, perché questo è l'obbrobrio dell'onore, no? D'altra parte, proprio a proposito dell'onore, noi veniamo da un retaggio culturale del delitto d'onore, no? Dove era consentito uccidere la moglie, la figlia o la sorella, nella vecchia formulazione codicistica ormai depenalizzata, e quando era stato leso l'onore familiare, solo vai a capire, quello era un onore ancora più vile dell'onore mafioso. Quindi se il retaggio culturale è quello, poi non ci dobbiamo sorprendere se i punti di arrivo sono questi. Alla fine qual è il problema? Il problema è che la donna deve sicuramente prendere coraggio e mantenere fermo il suo no, perché tutte queste situazioni, poi soprattutto quelle inerenti che nascono e portano allo stalking, nascono dal fatto che l'uomo non accetta il no della donna. Il no a continuare una relazione, una frequentazione o a subire determinate regole in un contesto familiare e così via. Ma d'altra parte io poi dico, questi uomini hanno tutti delle madri donne. Quindi siamo noi che educhiamo poi questi uomini in questo modo. Quindi se una società non riesce ad educare al rispetto dell'altro, chiunque gli sia, uomo o donna, finiscono con l'essere discorsi solo retorici. Io non ce la faccio più a sentir parlare di genere, femminicidi, codici rossi. Per me esistono le persone, non esiste la categoria, non esiste l'uomo, non esiste la donna. Cioè noi abbiamo donne che sono regine, primi ministri, e donne che hanno in mano le redini economiche dell'Europa, vabbè, sono state pure lasciate in piedi lì in Medio Oriente, vabbè, voglio dire, non si rendeva conto che quella era la cassiera europea, ma pazienza, c'era, cioè, donna, una bella signora bionda, vabbè, carina, cassiera. Minutina, vabbè, cassiera, ecco, peccato che teneva in pugno così tutto il denaro d'Europa, però pazienza, quelli non hanno manco capito che avevano a che fare con che livello mentale avevano di fronte, soltanto perché era una donna. E qui entra in gioco anche il discorso che a causa dell'arrivo nei nostri territori di un enorme accesso di immigrati, c'è anche l'arrivo di una cultura molto diversa dalla nostra, che si fonda sul predominio maschile sulla donna. Quindi noi stiamo avendo anche tanti processi di donne o che vivono qui e vivono come viviamo noi, e vengono totalmente sopraffatte dalla cultura islamica di tipo diciamo repressivo nei confronti della donna, oppure donne, ci è capitato proprio di recente, che pur essendo di matrice musulmana, di genitori islamici eccetera, essendo nate in Italia, sono andate a scuola qui, quindi vivono come noi, hanno i capelli sciolti, non portano il velo, indossano i pantaloni, vivono tranquillamente come noi, però se per caso sposano qualcuno della loro etnia, cioè non un occidentale, questo le vuole riportare in quel contesto. Allora qua, io lungi da me l'idea di discriminare sulla differenza di religione, perché io personalmente ho anche amici musulmani che sono persone perfettamente a modo, però chi va in uno Stato deve rispettare le leggi di quello Stato, altrimenti rimane a casa sua e vive come piace a lui. Se io vado, io ho girato tutti i paesi arabi, mi accorgevo che i miei capelli biondi e lunghi erano un'offesa, e io mettevo il velo scuro sui capelli e li giravo e lo chiudevo per rispetto a queste persone, perché se la legge del posto era quella, io mi adeguavo finché ci volevo stare, altrimenti me ne andavo. Se il jeans aderente era offensivo perché evidenziava la figura del corpo femminile, mettevo la gonna lunga e finiva lì. Cioè se io ho questa duttilità, perché il pensiero rigido è sempre un pensiero pericoloso e limitante, in qualunque contesto avvenga, no? Il pensiero rigido è quello che ha messo gli ebrei nei forni, il pensiero rigido è quello degli estremisti talebani islamici eccetera, tutte le forme di estremismo e di rigidità sono pericolose. Allora se invece si cerca di far capire che comunque se non accetti queste regole nessuno te le vuole imporre, ma se non le accetti la strada è aperta, come sei arrivato te ne puoi andare tranquillamente, se vieni qui devi adeguarti alle regole di rispetto e di civiltà. Questo è tutto.
quindi avremo anche questo problema, e infatti capisco le difficoltà, però io ho anche avuto una donna che se non dicevo quattro parole in italiano e aveva proprio una grandissima difficoltà con la lingua, noi l'abbiamo affiancato un interprete, ma come si è fatta capire questa donna con la gestualità? Ma era una cosa micidiale, cioè non andava registrata, ci voleva il video. Per far questa è riuscita a farci capire benissimo tutto quello che aveva passato. E voi non avete idea che cosa sia per una donna musulmana arrivare a denunciare il marito. Anche perché poi, l'ultima cosa sulla valutazione della parola della persona offesa di queste donne, loro sanno, la donna sa, che quando fa una denuncia, quando parla, cambia vita. Cioè deve cambiare vita, perché non è che tu denunci il marito, il fratello, il figlio, il compagno e poi torni a vivere in quella casa. Quindi è anche questo che spaventa, perché in qualche modo, questo accade soprattutto nei maltrattamenti, il rischio di abituarsi alla lesione, alla percossa, all'insulto, è grandissimo, perché la donna entra quasi in una dimensione come se quella fosse la sua dimensione di vita e non ci possa essere una dimensione di libertà, di dignità, di rispetto. Qui in questo i centri antiviolenza aiutano, perché consentono alle donne, che però devono arrivare al centro antiviolenza, non si capisce bene come, che comunque loro possono meritarsi di meglio, cioè che non sono stracci che vengono, possono essere trattate così, ma questo vale anche se maltrattato per assurdo fosse l'uomo, cioè io parlo sempre in termini di persone, solo che devo dire statisticamente a me non sono capitati processi con uomini vittima di stalking, magari ci sono nella realtà donne che non si rassegnano e che magari praticano loro lo stalking, però devo dire io non ho visto né omicidi commessi da donne come punta d'iceberg dello stalking, né lesioni praticate da, né donne che deturpano con l'acido gli uomini, non solo per cancellare la bellezza, ma per cancellare l'identità, perché il volto è l'identità della persona. La bellezza può starci anche nel corpo, nel fisico, cioè, ma è l'identità. Cioè, io ti voglio cancellare. E non è soltanto perché se non sei mia non devi essere di nessun altro, non è solo un fatto di possesso, è proprio una volontà di dominio. Ed è un qualcosa, un retaggio culturale talmente antico, proprio quasi ancestrale. Vi faccio un esempio banale, no? Io non mi sono mai sentita discriminata, ho fatto una carriera originariamente maschile, ho sempre fatto tutto quello che ho voluto, calcolando bene i rischi, ho guidato da sola di notte e di giorno, eccetera, però con prudenza, guardandomi le spalle, perché nessuno può essere avventato, dice la racconti finché ti va bene. Però io faccio sempre questo esempio. Se un uomo alle 2 di notte non riesce a dormire, si alza e dice, ma mi vado a fumare una sigaretta, mi faccio un giro in piazza, mi scarico un po' il torto. Sarà strano, però vabbè. Se io alle 2 di notte non dormo, ma tipo mo mi vado a fare un giro in piazza, ma sei pazza, ma ti può succedere qualcosa, ma dove vai che sei donna? Ma è vero, ti può succedere qualcosa. E dopo che ti succede, dicono pure, ma quella era una pazza talmente inaffidabile, dunque non credibile, che è andata di notte da sola in quel posto. Per non dire le domande che a volte provengono anche da colleghi uomini, con gomitata da parte del presidente nelle costole, ma come andava vestita? Ma il ragazzo le piaceva? No, vabbè. Cioè quelle poi, vabbè, per noi poi diventano anche oggetto di risata in camera di consiglio, eccetera. Però quel filo, no, di retaggio maschilista un po' ci sta. Per cui cominciamo ad abbattere i pregiudizi, cominciamo a parlare in termini di persone, cominciamo ad educare al coraggio, alla forza, cominciamo a dare valore alle persone come essere umano e probabilmente qualche miglioria ci sarà. Ho sentito l'altro giorno, forse a un TG l'avrete sentito tutti, che in Italia ogni 72 ore viene uccisa una donna. Parlavo con mio marito e mi ha detto ogni 72 ore. Ah, è buono come media, in Brasile ogni 12 minuti. E quindi non è un problema di italiani, noi ci vergogniamo che in Italia sia così. Più è popoloso il popolo, in America proprio non ne parliamo, più aumenta il senso della... diciamo della possibilità che le donne, perché purtroppo accade alle donne, siano vittime. Gli uomini vengono ammazzati lo stesso, ma per ragioni diverse,
cioè per ragioni di mafia, di criminalità, di droga, rapine, cioè la violenza ordinaria. Non perché c'è un accanimento in quanto tu rifiuti la relazione sentimentale o tu non vuoi vivere secondo le mie regole o tu ti ribelli al fatto che io porto i pantaloni e quindi io comando e tu sei lo straccio di casa. Quindi voglio concludere con questo pensiero, che se no poi divento più prolissa degli altri, poi mi stanche perché entro le 8 dovevo andare via, mi ero già scusata con l'organizzatrice, ho detto, però mi pare che ci stiamo con gli orari. E partendo ho sentito citato Dante, Francesca e Paolo, no? Come coppia, comunque già diciamo la letteratura, no? E, vabbè, anche Verga, che parlava di verismo, affronta il tema dello stupro in un periodo storico in cui era tabù, no? Ci sono tanti, ma io pensavo l'altro giorno proprio, basti pensare alla storia della famiglia Borgia. Più violenza e maltrattamenti nell'ambito di quella famiglia, peraltro giustificata dalla ragione di Stato, no? La ragione politica, tu devi sottostare a questo perché serve quel marito, ti uccidiamo questo marito perché ti devi prendere quest'altro, poi ti piace o non ti piace, è un problema tuo. Quindi sono comunque forme molto molto radicate, risalenti nel tempo e di cui nella letteratura c'è traccia. Però c'è anche, mi sono segnata questo pensiero che mi piace troppo troppo e che ogni tanto quando mi invitano in questi contesti mi piace ricordarlo, probabilmente lo conoscete tutti perché è un po' diffuso, e ve lo voglio leggere, visto che abbiamo iniziato con una bellissima lettura, no? Quindi andiamo avanti con le letture. Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per le libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le sue ali che avete tarpato, per tutto questo, in piedi, signori, davanti a una donna. Questo è William Shakespeare. Quindi ricordatevi, io dico a tutti gli uomini, ricordatevi che siete figli di donne e che se siete dove siete è perché ci sono state madri che si sono sacrificate per voi, che vi hanno resi nel bene e nel male ciò che siete. Quindi se non portate rispetto alle altre donne, non portate rispetto neanche alla vostra mamma e alle vostre origini, no? Quindi rivedere un po' i parametri educativi, probabilmente un passo poi per rimettere un po' le cose a posto. Bene, cedo la parola. La ringraziamo dottoressa, e non potevamo fare a meno della sua presenza qui, perché infatti il mio invito era quello proprio ad attingere alle sue esperienze professionali e a noi tecnici note, ma quello che non è noto è che la dottoressa è una scrittrice di successo, è una scrittrice anche non solo di tante sentenze e quindi di certezza della pena senz'altro, ma anche di testi che sono stati rappresentati in teatro. Da ultimo noi abbiamo avuto il piacere di vederlo in un contesto estivo, il testo di Falcone e Borsellino, Storia di un dialogo. E quindi noi ci auguriamo che questi nostri incontri con lei possano, ecco, essercene degli altri in futuro, perché è quel feedback che forse serve poi anche sotto la forma di una diciamo informazione, no? Dal punto di vista di quel ciclo che si deve concludere. Noi la ringraziamo dottoressa ancora, se lei vuole restare qui con noi può restare fino a quando lo riterrà secondo i suoi impegni. Grazie ancora. Io a questo punto, come aveva giustamente osservato la dottoressa Gabrieli, fatto cenno, bisogna analizzare gli stereotipi che sono alla base delle relazioni e che quindi costituiscono in gran parte l'innesco di questo perpetuarsi della cultura patriarcale, non matriarcale, patriarcale purtroppo. E quindi io vi presento qui la presidente, la dottoressa Anna Maria Rizzo, professoressa dell'università, professoressa dell'Università del Salento, presidente Centro Studi Osservatorio Donna del Dipartimento di Storia e Società dell'Università del Salento, appunto, docente del corso di studi di servizio sociale, laurea triennale e magistrale. È una sociologa,
però è una persona brillante, una persona da ascoltare, perché noi qui abbiamo voluto delle donne che raccontano, sì, senz'altro una loro esperienza professionale, però hanno anche un'esperienza umana, sono poliedriche e sono molto tenaci, quindi noi non volevamo andare sui luoghi comuni, sappiamo, la cultura ormai dovrebbe, no, rappresentare ogni ramo in cui noi operiamo, però abbiamo voluto puntare al massimo. E adesso passo nuovamente all'altro punta di diamante, che è la professoressa Rizzo. Grazie. Grazie, grazie a voi. Se non uso il microfono mi sentite lo stesso? Sì, sì, è vero? Grazie. Allora, sì, squilla perché come tutte le donne ho dovuto fare leva sulla voce, come tutte le donne basse ho dovuto fare leva sulla voce, tacchi non ne uso e quindi la voce è stato il mio strumento di comunicazione e soprattutto è stato il mio strumento di danza. Felice di essere qui di nuovo insieme a delle amiche, delle donne, delle operatrici, delle studiose, delle professioniste che lavorano sul tema della violenza. E felice di essere sempre in linea con donne che si occupano di questi temi. Sembra proprio studiato, sembrano studiati i nostri interventi, no? Ma quando c'è una voglia di parlare di donne, una voglia di affrontare le questioni sulle donne, chi ha studiato il fenomeno da punti di vista differenti sicuramente ha qualcosa da dire, soprattutto chi l'ha vissuto da punti di vista differenti. Io sono felice per lei, che non ha avuto mai nessun problema, ma felicissima, è veramente una mosca rara. Io invece ho avuto e ho tantissimi problemi, intanto con mio padre, quando figlia di tre figli, terza di tre figlie, femmine, padre Salentino, il cognome non mi tradisce, e mamma triestina. E lì è stata la mia fortuna, e quella è stata la mia più grande fortuna. Mio padre mi voleva cassiera, ma non cassiera come non cassiera d'Europa, mi voleva cassiera. E quando racconto questa storia, alcuni dei miei studenti dicono: ti essi fatto cassiera? E mia madre invece diceva che le ragazze devono studiare. Le ragazze devono assolutamente studiare. Noi abbiamo studiato tutte e tre. E abbiamo studiato tutte e tre, ma ce la siamo conquistata, ce lo siamo conquistato questo studio. E l'altra volta raccontavo l'ultimo incontro che quando mi vedono in stanza con un mio collaboratore, un giovane collaboratore, è veramente una cosa molto simpatica. E il mio collaboratore gli cade la faccia a terra, poveretti, proprio così, gli si stacca, boom, cade a terra, perché alcuni colleghi o persone strane all'università entrano nel mio studio, dove c'è scritto tanto di professoressa Anna Maria Rizzo, entrano nel mio studio e chiedono, dicono al ragazzo: buongiorno professore, la signora se può... Io sono la professora, lui è il collaboratore. E il ragazzo veramente non sa più cosa fare. Ma non è l'unico caso. Noi siamo sempre e comunque viste come le signore, noi siamo sempre viste come le persone che al più tardi arriveranno a coprire dei ruoli apicali, soprattutto in università proprio
e lo posso dire con assoluta certezza. Con assoluta certezza posso dire che per noi proprio è difficilissimo, una sfida aperta questa ogni giorno. E il mio voler studiare le donne nasce un po' proprio da tutto questo, no? Noi siamo il frutto di esperienze personali, noi siamo il frutto dei nostri studi, noi siamo il frutto di una nostra cultura. Abbiamo sentito, no, la cultura quanto incide. La cultura altro non è se non l'insieme delle nostre esperienze, l'insieme delle esperienze del luogo nel quale noi cresciamo, ci siamo nutriti, dei valori che apprendiamo. A me quei valori triestini mi hanno veramente salvata, però, quegli ideali di un'altra parte dell'Italia mi hanno davvero salvata, di un altro modo di vedere le cose. E questo costituisce la nostra identità, la cultura costruisce la nostra identità, chi siamo, chi sono io. Ma io non posso definirmi una volta e per tutte, la mia identità si costruisce lungo tutto l'arco della vita, in base alle esperienze che vivo e in base ai mondi della vita, così li chiamano i sociologi che parlano bene, che è sociologa, però è brava poi è pure simpatica. I modi della vita che ciascuno di noi vive ogni giorno e nei quali si forma e dai quali trae degli insegnamenti. Da tutti questi insegnamenti e i mondi della vita che noi viviamo, impariamo e assumiamo comportamenti, atteggiamenti su valori che esistono, modi di fare, modi di essere. Esiste un meccanismo psicologico che è il risparmio e l'euristica, è il risparmio energetico cerebrale. L'euristica ci permette di categorizzare il nostro pensiero. Noi lo categorizziamo perché risparmiamo energia cerebrale. Per cui se io ho necessità, vedo un nuovo oggetto, faccio esperienza di un nuovo oggetto, dico questa è una mascherina. Si chiama mascherina, nel nostro cervello si focalizza mascherina, va in quel file cerebrale e io ogni volta che la vedo so qual è il suo uso, ne conosco il nome, la funzione e quant'altro. Vale la stessa cosa per occhiali, vale la stessa cosa per uomo e donna. E qua cominciano tutti i problemi. Ma se io vado a categorizzare, sto anche dando un giudizio prima di vivere l'oggetto o prima di fare esperienza di qualcosa. Quindi sto mettendo in campo un pregiudizio. Il problema nasce nel momento in cui questo pregiudizio diventa rigido, non è più, perde la sua flessibilità di conoscenza, perché io di mascherine ne posso avere tante, la FFP2, la FFP1, il colore rosso, quella che mi copre tutta, adesso c'è quella pure facciale così, fantastica, ti fa più parlare. Però è un'altra tipologia e io attraverso questa categorizzazione e pregiudizio, se non sono pronto a modificare questo pregiudizio, diventa uno stereotipo. Lo stereotipo di per sé non è una cosa brutta. Lo stereotipo è una bella cosa, perché appunto... Scusate, questa è la pillolina del cane, che è epilettico. E io l'avevo detto proprio loro. E speriamo che non mi suona la sveglia anche stasera. E andiamo. Ma poi non viene data. No, quello ora va da solo se la prende. Che due sere che gli manca. No, caspita se non viene data. Amore mio. Lo stereotipo però è un'impronta e come tutte le impronte può poi mutare. È un'impronta e se è un'impronta quella
parola deve essere seguita in qualche modo. Infatti lo stereotipo viene sempre seguito, ma se lo stereotipo si irrigidisce e non si modifica più, lì iniziano i nostri guai. E molti degli stereotipi, e gli stereotipi in senso stretto, sono proprio i giudizi anticipati e i comportamenti adottati in base a giudizi anticipati. Comportamenti che vanno ad incarnarsi proprio nell'essere, nella persona che cresce con quei comportamenti, con quegli atteggiamenti, con quei valori, ma non li modifica. Ciò che è necessario mettere in campo è una modificazione di comportamenti, è una decostruzione degli stereotipi, andare a spezzettare queste costruzioni rigide, frammentarle, ma bisogna individuarle, perché sono talmente tanto subdole, talmente tanto celate nel linguaggio comune, nei media, nei comportamenti, nell'educazione, nei libri. Nei colori. Cominciamo la storia dei colori. Facciamo una storia veloce sui colori. Rosa e azzurro. Le quote rosa. La pillola, però, per la prestazione sessuale è rigorosamente blu. Accident. Che cosa succede allora? Allora è vero che c'è una identificazione nel colore. Eppure, dicevo l'altra volta, tutta la questione del colore rosa nasce con la Alcott di Piccole donne, che ha rovinato tutte le donne, ci ha rovinato tutte quante, perché utilizza il colore rosa in Piccole donne. Fino a quel momento il colore rosa è un colore particolarmente forte, che veniva invece utilizzato particolarmente dagli uomini, proprio perché è inteso come colore molto forte. Dopo la Alcott, il rosa mai più agli uomini, solo alle donne. Ma da qui anche le donne stesse utilizzano il rosa come campagna contro il maschilismo, contro il sessismo. Una delle più grandi campagne contro il sessismo, che è una campagna rosa, volete sapere qual è? Quella contro Trump, Donald Trump. È stata una campagna rosa. Tutte le donne hanno indossato qualcosa di rosa. I manifesti erano rosa. Quanto il colore ha portato ad identificarsi poi in uno stereotipo? Quanto poi porta ad identificare la persona, a prescindere che sia maschio o femmina? L'omosessualità è anche vissuta attraverso il rosa. Siamo e utilizziamo dei colori anche per identificarci, per dire chi siamo. Nella letteratura, ricordavamo la settimana scorsa la letteratura, ma i libri di storia ad esempio, io ricordo solo Maria Antonietta e Giovanna d'Arco nel mio libro, nel mio sussidiario, ma io sono di un altro tempo, per me era il sussidiario, tutte le materie, una per una, però mi ricordo sempre la bella Maria Antonietta e le brioche. Mi ricorderò per sempre lei con i suoi capelli bianchi, ora vanno probabilmente tanto di moda sti capelli bianchi che io ci sto andando. Ma potremmo parlare anche dei capelli bianchi, potremmo parlare anche di quelli, ma ci arriviamo. E le altre donne dove erano nel frattempo? Come mai viene sempre sottolineato che sono stati gli uomini a fare la storia? È una questione di potere, è una questione di dominanza. Chi ha la dominanza? Ce l'ha l'uomo. Letteratura femminile, cartoni animati. Rosa, Peppa Pig. È bella Peppa Pig, è un personaggio fantastico. Mia suocera si è fatta regalare da me una coperta di Peppa Pig. Davvero, è molto, mia suocera è una donna meravigliosa. Però anche lei è caduta nella trappola
di Peppa Pig. A tutti piace Peppa Pig, ma Peppa Pig ripropone nel suo rosa una struttura familiare che è di tipo patriarcale, seppure però ribaltata, seppure il padre di Peppa Pig è un po' deboluccio. Voi non lo conoscete Peppa Pig? Vabbè, e allora vi presento un'altra letteratura, quella più leggera. La letteratura più leggera è Pop Star, perché dai 0-6 anni, dai 6 anni, c'è poi un salto nella letteratura e nelle letture delle ragazze. C'è un vuoto letterario, non c'è niente dopo i 6 anni. C'è infanzia, parte direttamente l'adolescenza. E i riferimenti degli adolescenti sono degli riferimenti forti. Pop Star, chi vuoi essere? Come vuoi essere? Sei figa? Non sei figa? Attenta. Ora c'è la ragazza curvi, la morbida, no? Con le curve morbide, non più la luce. C'è quella curvi, ma la curvi deve essere sempre bella, sempre molto curata. La fidanzatina di mio figlio mi ha fatto scoprire che esiste adesso un... mi risulta veramente difficile ricordarlo, quindi me lo sono scritto. Povera Martina, quando gli dirò che l'ho citata stasera impazzirà. Armocromia, la conoscete? Non potete immaginare, è un'idea rivoluzionaria l'armocromia. Le donne devono continuare ad essere belle. Non sei bella? Devi fare bella, perché l'armocromia, tu hai una palette, tu conosci la palette? La palette è questa disposizione di colori, tu hai a disposizione una varietà di colori, devono essere i tuoi colori, il tuo incarnato, cara, con che fatica. Cosa? Che fatica. Solamente tu capisci c'è bella palette. Che cos'è la palette? Quali colori ti stanno bene? E la ragazzina gli ha detto, scusa Martina, e te lo sei fatto regalare per il compleanno questa consulenza, che te la potevo fare io la consulenza della palette. Ti mettevo due o tre pezze vicino e dice, quale ti sta meglio? Lei, no Anna Maria, devi sapere che lei mi metteva delle fasce addosso. Dai! E poi io adesso so cosa comprare perché il mio incarnato possa essere bello. Ho detto, scusa, ma tu hai accanto a l'uomo più bello della terra, che ti ha scelta, che è mio figlio. Di che cosa ti stai preoccupando, figlio mio? Poi mi piaci pure. E allora sei veramente una ragazza fortunata. Ci sembra uno scherzo, ma non è così, ma davvero. Il problema sta nel fatto che culturalmente questi prodotti sono dei prodotti veramente dei prodotti culturali, sono dei prodotti culturali che devono proporre identità e modelli di vita preconfezionata. Dov'è il libero pensiero? Dov'è la libera personalità? Siamo condizionati da tutto, siamo condizionati da tutti. Ma immaginate anche la pubblicità, quante pubblicità ci sono che già ci condizionano, ma stiamo andando troppo di recente. Una delle pubblicità che maggiormente mi ha sconvolta, adesso l'hanno cambiata però, ma non perché l'abbia detto io, figuriamoci, non sono nessuno, ma la pubblicità era quella della Footlooker. Arrivi vicino al negozio della Footlooker, piazza Mazzini, fino a prima della pandemia, c'era questa vetrina. Da una parte il ragazzo con una scarpa in mano, figo. Un ragazzo con una scarpa in mano, il ragazzo aveva la scarpa in mano, però quasi comprano le scarpe, ragazzi. La ragazza nella pubblicità della scarpa ce l'aveva in bocca. Adesso spiegate perché una ragazza si deve mettere la scarpa in bocca con delle allusioni sessuali di questa scarpa. Che problema ha la scarpa? Che cosa ci può fare uno con una scarpa? Era la scarpa. Ma uno si può mordere la scarpa, ma perché noi quando andiamo a provare le scarpe ce le mordiamo? Ma io non me le mordo mai le scarpe, al massimo comincio a fare così.
è morbida. Poi vedi dentro e dici, ma è morbidissima, questa me la compro. Ma io non ho mai messo una scarpa in bocca, perché la ragazza deve, per pubblicizzare una macchina, si deve stendere sul lato? Perché la guida da fuori, che culo. Cioè la guida da fuori la donna, la macchina. Io la guido generalmente da dentro e faccio una difficoltà ad arrivare con le gambe, sempre per quel famoso problema, che sono corta. I media, quanto appunto mediano, la comunicazione, quanto è mediata attraverso gli strumenti, linguaggio femminile, linguaggio maschile, la vicequestora. In Spagna mi chiamano professora, perché qui mi devono chiamare professoressa? E io devo volere che mi si chiami professore. No, io non voglio essere chiamato professore, perché il professore ha quel quid in più. Io voglio essere chiamata professora. In italiano non è corretto. Però io sono professora, perché è il femminile di professore. Non è professoressa, è avvocata. Non è avvocatessa. È questora. Non è quest'essa. Culturalmente, cosa si chiede ancora ad una donna? Culturalmente abbiamo ancora i proverbi, no? Le frasi fatte. E dicevo l'altra volta, c'è un bellissimo libro che consiglio a tutti quanti di leggere. Questo libro è scritto da un uomo, tra l'altro, però io credo che quest'uomo sia omosessuale, io credo che sia gay. Mi piacerebbe, credo che gli scriverò una mail per chiedergli qual è il suo orientamento sessuale, perché scrive talmente tanto bene sulla questione di genere, sui proverbi, che secondo me, non lo so, vediamo un attimo, poi ve lo dirò magari, ve lo mando a voi. Il libro si chiama Non sono sessista, ma, e ci fa, ad esempio, questo mi piace moltissimo da dirvi, mogli e buoi dei paesi suoi. Per quale motivo ci sono questi tre stereotipi, ma ci sono questi tre razzismi? Mogli, razzista. Buoi è razzista, ci stiamo riferendo ad una specie. Dei paesi tuoi. Allora abbiamo un elemento geografico, un elemento sessista, un elemento specista della specie. Per quale motivo una donna deve essere paragonata? Una donna, tu ti devi sposare solo la donna che appartiene al tuo paese, che è al pari però di un animale, che deve sempre essere del tuo paese, perché tu sai come lo hai allevato quell'animale, perché tu sai come hai cresciuto quella donna, e quindi deve appartenere culturalmente a te, e il bue deve essere alimentato esattamente come te. Come si celano gli stereotipi anche in quello che può essere, no? Donna con le palle lo sappiamo tutti quanti, la donna con le palle, già qualcuno di noi, donna con le palle, l'espressione di donna con le palle, allora ti dice, no, io non ho le palle, io ho l'utero. Guardate, io l'utero non ce l'ho più da qualche anno. Però io non dico che sono una donna con l'utero, perché l'utero non ha nessuna forza. Nell'immaginario collettivo l'utero non ha nessuna forza, sono le palle che hanno la forza della procreazione, che è tutta maschile. E allora noi assumiamo una definizione di potere che è proprio mutuata dall'uomo. Ancora una ve ne voglio dire, però non me la sono dimenticata mentre la pensavo. Poi chiudo con questa. Ah, che amarezza, amici miei. Diciamo, questo non da Apple, ma da Adamo ed Eva. Da Adamo ed Eva. Quando si parlava prima di Eva, ad un certo punto la giudice ha detto, c'è la mia amica lì, un assistente sociale del capo tra l'altro,
che dice non lo dire, non lo dire, non lo dire, non lo dire, e perché sa adesso che cosa voglio dire. Quando ho detto il progetto da Eva poi ha cambiato nome, io ho pensato ma probabilmente ci sarà stato un appellativo diverso, ma sempre Eva è rimasta. Va bene, e però era femmina. È vero, è passato da Eva a Zeus. Come è possibile? E dice quest'ora. Però è stato esteso ai carabinieri, quindi. Ma anche lì è bello un altro stereotipo, maschile, Molto maschile. E sul carabiniere abbiamo lo stereotipo. Per questo l'ha fatto il carabiniere, perché Zeus, vabbè. Le donne non si toccano nemmeno con un fiore. La frase è stereotipata. Perché è stereotipata? Perché descrive una situazione gerarchica. Perché è gerarchica? E uno dice, senti, ma che stai dicendo? Ma te le stai inventando tutte stasera? No, io sono una studiosa, giuro, sono una studiosa. Può non sembrare, ma sono una studiosa. Io confermo. Le donne non si toccano nemmeno con un fiore. Esiste un genere. Un genere che non deve subire la violenza e un genere che non deve agire la violenza. No, la donna non deve subire la violenza e l'altro genere che non deve agire la violenza, che comunque può, che ha il potere di agirla. Ma mi raccomando, non toccare la donna. Ma se tu non tocchi la donna e non agisci il tuo potere, non prendi parte al potere, perché significa che non sei forte quanto la donna. E se tu la tieni lontana dalle situazioni di conflitto, per questo tu non devi agire violenza contro la donna e non la devi toccare neanche con un fiore. Ma se tu la tieni lontana da un contesto di conflitto, è vero anche che tu la tieni lontana dal luogo in cui si decide, dal luogo in cui si gioca il potere. Allora, prendetemi anche affiorate. Prendetemi anche affiorate, perché io su quel tavolo del potere ci voglio stare. Anche donna all'olante è pericolo costante. Anche donna all'olante è pericolo costante. Io parcheggio che voi non ne potete avere neanche idea, faccio così. E guardo dallo specchietto retrovisore, semplicemente perché ho un problema al collo, faccio l'infiltrazione. Faccio così, guardo il tuo quadro e parcheggio. Io ho insegnato ai miei figli a guidare. Vi dico l'ultima, che poi ce ne dobbiamo andare a casa. Tra moglie e marito non mettere il dito. Noi pensiamo che può essere una questione di privacy. Non lo è. Non nasce per una questione di privacy. Nasce per una questione di lasciamo alla famiglia che risolva da sé i suoi problemi tra moglie e marito. La giudice prima ha detto quanta vergogna c'è in quell'atteggiamento, quanto dobbiamo invece portare alla luce situazioni che sono difficili, quanto abbiamo invece in questo modo, quanto ci siamo deresponsabilizzati non intervenendo in alcune questioni. Non sono fatti tuoi, lascia che litighino tra loro. E siamo arrivati a situazioni tremende. Siamo arrivati all'apice, no? Cos'è, avevamo detto, quell'escalation di violenza. Quanto una donna... Io penso, ogni volta che vengo a questi incontri, io penso sempre a come vestirmi in situazioni di questo tipo. Mi sono cambiata un po' di volte oggi. Mi sono cambiata un po' di volte. Ho detto, vabbè, metto il pantalone perché fa pure freddo, mo piove. No, metto il vestito perché rispetto alle cose che devo dire, come appaio se non metto una gonna? Quanto il mio abito fa il mio monaco? Poi però ho detto, vabbè, mi metto però gli anfibi, che fanno moderna, che fanno comunque un po', spezzano la femmina che è in me. Quanto
il nostro apparire diventa veicolo di ciò che siamo. Quanto il mio vestito può dare un messaggio diverso da quello che appare. Quando si chiede in un'aula di tribunale come è rivestita, che cosa hai fatto per scatenare una violenza, che cosa hai fatto per scatenare uno stupro, c'è una mostra bellissima che abbiamo ospitato in università da noi, si chiama proprio Come è rivestita. Parte dal, se non ricordo male, parte dal centro Europa, però direi una castroneria dicendovi la nazione, non lo ricordo, però è centro Europa. Abbiamo esposto tutti i vestiti di tutte le donne che sono state violate. C'era un camice, un jeans, una camicia, un vestitino più carino, di quelli elegantini che ci piace ogni tanto indossare. Come eri vestita? Per quale motivo mi si deve chiedere come ero vestita? Io ero vestita come volevo essere vestita. Perché una persona, quando mi guarda, deve poter pensare che se io ho una gonna sto ammiccando? Io ero vestita come volevo essere vestita. Il progetto che c'è sulle donne è uno strano progetto. Le donne, quando vengono educate sempre attraverso pop star, che voglio diventare una modella o voglio diventare comunque una cantante, voglio diventare una star in qualunque posto, in qualunque luogo io vada, io voglio anche innamorarmi di qualcuno. E perché il mio non deve essere un amore da favola? D'altronde, la società mi educa ad avere l'amore da favola. Come faccio poi a denunciarlo? Il mio principe azzurro. Sembra azzurro, eh? C'è mai stato un principe rosa? Io non l'ho visto. Marroncino. Marroncino, biondo con gli occhi azzurri. Il principe azzurro. E allora, se vogliamo degli amori da favola, dobbiamo però anche avere degli uomini da favola. Ma anche noi donne dobbiamo fare in modo che le nostre figlie, noi stesse, i nostri alunni, le nostre amiche, i nostri clienti, le persone che incontriamo ogni giorno, vivano abbattendo degli stereotipi, vivano andando contro degli stereotipi, vivano in qualche modo decostruendo degli atteggiamenti e dei comportamenti che non sono altro che delle impronte, ma quelle impronte non devono rimanere nere sulla nostra pelle, devono soltanto essere un percorso da seguire. Grazie. Avete visto quanto è brava, è sociologa ma è brava, Mentre parlava la professoressa, è anche donna. E anche donna! Però è vestita d'azzurro. Volutamente. Assolutamente. Mentre parlava la professoressa, sono stata attratta da quella frase di Pirandello, no? Lungo il tuo cammino incontrerai ogni giorno milioni di maschere, ma pochissimi volti. Quanto è attuale se noi lo poniamo in relazione a questo fenomeno? Perché come ci dà la spiegazione, come ce la dà la Convenzione di Istanbul, io cito questa dichiarazione che è stata espressa in questa importantissima carta, perché la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza. Ecco perché il titolo di questo incontro, storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione. La violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette ad una posizione subordinata rispetto agli uomini.
Se questo è lo sfondo indiscutibile sul quale si collocano le riforme, i dibattiti per il contrasto a ogni forma di violazione di diritti umani, allora si può osservare che la preoccupazione di ognuno di noi e deve creare tutte le condizioni tecniche, giuridiche e scientifiche per interrompere immediatamente la sopraffazione violenta e la dominazione poste quotidianamente in essere nel rapporto di genere. Mi ricollego un attimo ad un aspetto tecnico che ha citato la professoressa, ma anche in relazione a quello che ha detto la giudice. È vero, perché nei processi qui bisogna è epocale questo fenomeno, perché noi quando andiamo nelle scuole con la dottoressa Gabrieli portiamo in scena uno dei processi esemplari, che è quello che è stato poi trattato da l'avvocata, così definita l'avvocata delle donne, Tina Lagostena Bassi. Lei rappresentò per la prima volta un processo per stupro, del quale poi ci sta anche un documentario. E io faccio praticamente la scenetta, la faccio rappresentare dai ragazzi, dove faccio svolgere dei ruoli dei vari avvocati che poi hanno comunque difeso quegli imputati, e ho estratto delle frasi, tra cui quella: come era vestita, se lei fosse rimasta a casa signorina non le sarebbe accaduto questo, se lei fosse stata seduta accanto al camino non le sarebbe accaduto questo. Come si voleva rappresentare che era colpa della donna, di quelle ragazze che avevano in quell'epoca voluto fare una serata con degli amici, pensavano di poter vivere una serata goliardica, invece si ritrovano una ad essere uccisa e l'altra che per tutta la sua vita, per il resto della sua vita, poi è morta anche giovane per di cancro. Lei praticamente raccontava e diceva, intervistata da Enzo Biaggi: io sono sopravvissuta quella notte, ma sono morta per tutta la vita, perché praticamente lei ha continuato a vivere sulla sua pelle quello stereotipo. E quindi questo ci deve far riflettere a noi avvocati, professori, medici, e qui poi invito anche la dottoressa Gabrieli per la presenza in sala del dottore Palumbo, che è un importante progetto al quale si sta arrivando dal 2014, ha detto la professoressa, dal 2014 ha aperto il centro antiviolenza, ma nel 2018 sono state fatte le linee guida, che è un punto di arrivo certamente di questo percorso. E allora, signori miei, noi ci lasciamo con la convinzione di aver fatto questa sera quello che noi potevamo fare, e con l'auspicio di rincontrarci a raccontare ben altre cose, o finalmente a dire abbiamo sconfitto questo retaggio, perché si tratta di un retaggio ed è un po' ambizioso, no? La professoressa sociologa brava mi dice che mi ha praticamente bocciata all'esame, perché dice impossibile, quasi impossibile. Va bene, io ringrazio tutti. Maria, sì, io no, passo perché così tu fai la presentazione. No, perché... Grazie Anna Maria. Grazie a voi. Buonasera. Lui è il dottore Antonio Palumbo, è il direttore dirigente del pronto soccorso del nostro PO di Galatina. E ci stiamo tutti adoperando insieme anche a tutto lo staff, infermieri, sanitari, 118, proprio a mettere mano a quelle, a applicare le linee guida. Passo a lei la parola. Buonasera a tutti, sarò brevissimo perché ci sono stati degli interventi decisamente, mi hanno anche particolarmente colpito, perché sono delle occasioni in cui qualcuno crede, come il sottoscritto, di aver già visto, sentito abbastanza, e invece abbastanza è molto riduttivo, perché le testimonianze delle persone che ci stanno addentro sono meravigliose, perché ti arricchiscono. Dai minimi particolari quotidiani alle cose molto più importanti, come le sentenze, come l'attività del commissariato. Io ovviamente il mio compito è quello di accogliere insieme ai miei collaboratori. Adesso ad esempio con noi c'è anche il dottor Gerardi, che fa parte dei medici del pronto soccorso, e cerchiamo di fare un qualcosa di molto semplice, ma secondo me fondamentale, quello dell'accoglienza in pronto soccorso.
perché secondo me quella porta che indica un ingresso fisico al pronto soccorso è molto di più per una donna che ha subito una violenza, perché significa, come ci è stato raccontato, un inizio di un percorso che sconvolgerà la quotidianità. Perché denunciare una persona, come è stato giustamente detto, significa iniziare un altro percorso di vita, non tornare nella propria casa, non tornare con i propri affetti. Quindi fondamentale per noi, così come abbiamo più volte anche avuto la possibilità con la dottoressa di poter anche cercare di comunicare, noi prendiamo in carico quella persona. Abbiamo una straordinaria fortuna, quella dell'ascolto. Un ascolto che significa anche un qualcosa di importante, cioè non cercare in pronto soccorso di far reiterare le stesse informazioni alla persona. Cercare di fare in maniera tale che quella persona ci dica solo, esclusivamente una sola volta, come sono andate le cose. Quindi cercare di essere presenti e vicino a lei in maniera interdisciplinare, contemporaneamente. Il ripetere può anche comportare un ulteriore aggravio, sia dal punto di vista psicologico, emotivo, e anche un passo indietro da parte di quella stessa persona, che potrebbe non riaffermare le stesse cose, non portare avanti quella dichiarazione, non innescare tutti quelli che sono i protagonisti che porteranno alla sentenza, come ha detto la dottoressa meglio di me prima. Di conseguenza, in pronto soccorso cosa cerchiamo? È logico che voi conoscete benissimo quelli che sono i tempi di attesa, le problematiche che si riversano sul pronto soccorso, i continui articoli che parlano di persone che stanno ore e ore, eccetera. Quindi noi abbiamo cercato, entro 20 minuti, dando un codice arancione, di far entrare la persona prima che abbia ripensamenti dovuti sia all'angoscia che sta vivendo e sia dal contesto delle persone che possono anche essere state, come ci è accaduto, gli stessi che hanno commesso il reato ad accompagnare la paziente. È paradossale. Quindi noi cerchiamo di tenerli fuori, eventualmente se ci sono dei minori sono solo quelli ad entrare, e solo in un secondo momento, se la paziente ce lo chiederà, facciamo entrare anche altri. Entro 20 minuti cerchiamo quindi di prendere in carico la paziente, e noi dal punto di vista medico cerchiamo di descrivere quanto più è possibile e minuziosamente quella che è l'obiettività clinica. Perché, perdonatemi, nella mia esperienza, in passato, c'era una telefonata, probabilmente superficiale da parte nostra o da parte con il commissariato, quanti giorni sono, quindi venga domani con il referto. Era di una superficialità mostruosa. Perché se non superavano i 20 giorni era una denuncia di parte. Venga il giorno dopo, quella paziente ritornerà a casa sua e non sappiamo come andrà a finire. Da parte nostra c'era anche una superficialità, tanto il mea culpa, Raffaele, penso che descrivevamo sommariamente chimosi senza andare, come adesso abbiamo fatto, nello specifico, dando un punteggio con un protocollo ben fatto che è uguale per tutti, è uguale per tutti. Quindi anch'io, nel momento in cui arriva una signora e vedo che c'è un codice arancione, vado a vedere precedenti ingressi, quindi mi faccio un'idea di quella che può essere la storia di quella paziente, il vissuto. Ora, grazie a quel protocollo, la paziente non torna a casa. Non rischio che dalle percosse ci sia un secondo tempo che possa essere l'ultimo tempo a disposizione. Viene presa in carico, c'è questa rete che è fondamentale. La paziente quindi ha tutta la possibilità di essere allontanata da quel contesto, presa in carico dal centro antiviolenza, dalle forze dell'ordine e da tutte quelle che saranno poi le tappe successive, e concludere finalmente, rispetto al passato, con un giudizio che faccia pagare a queste persone, che sono uomini per modo di dire, ma sono dei vigliacchi, perché diciamoci la verità, qualcuno che colpisce una donna è solo un vigliacco, lo stesso quando colpisce un bambino. Di conseguenza questi sono aspetti che non sei uomo perché hai le palle, ma sei un vigliacco. E spesso quello stesso vigliacco ce lo vediamo in pronto soccorso, che affranto fa la parte teatrale che accompagna quella paziente. E le forze dell'ordine...
E quindi spesso vedi questi teatrini che proprio chi è stato a stare vicino, quasi a prenderle la mano. Perché già pentito, c'è la luna di miele, no? Esatto. Il ciclo della violenza. E proprio perché ha gli attributi, ha anche paura di quello che la signora sta per dire. Pensa che attributi ha. Scusate, ma a volte quello che vediamo nel nostro piccolo ci fa rabbia, e solo perché portiamo quel camice che cerchiamo sempre di avere la mente sgombra, altrimenti, insomma, anche la nostra professione a volte viene intaccata, perché c'è anche un cuore, ovviamente. Dottore, aggiungo questa cosa, questa la registro, come praticamente dibattimento di processi, no? Noi avvocati delle donne vittime di questo tipo di reato registriamo anche una strategia difensiva di quell'uomo vigliacco, perché si fa refertare che è vittima della propria moglie, dell'ossessività della moglie, quindi abbiamo anche dei referti psicologici di depressione, di, e quindi purtroppo di esasperazione al quale è stato portato, le toglie dalle mani, le toglie. Quindi noi passiamo anche all'assurdo di questa strategia, ecco, difensiva, no? È chiaro, così come per assurdo, se noi uno stato di agitazione che sempre è presente, paradossalmente andiamo a chiedere una consulenza da parte del collega psichiatra perché H24 presente in ospedale, è una spada di Damocle, perché noi lo facciamo al fine di refertare un ulteriore problema della signora, che potrebbe essere utilizzata dalla controparte per testimoniare uno stato psichico non ottimale, e quindi quello che dice probabilmente non è vero. Quindi evitiamo quella consulenza, perché potrebbe essere utilizzata. Però quella è un discorso, quel tipo di consulenza servirebbe, poiché qui mi dispiace che non ci sia il giudice, e poiché la prova comunque si deve formare davanti al giudice, noi avvocati dobbiamo raccogliere quella vulnerabilità, perché la donna non solo ritratta e quindi praticamente rimette la denuncia, ecco per questo si pensa alla perseguibilità d'ufficio, e oggi ancora, il discorso è proprio quello, perché tutto quello che è l'indagine, la denuncia, l'indagine, poi il giudizio si deve formare il convincimento da parte del giudice attento, sì. E quindi noi abbiamo necessità di refertare quella vulnerabilità, che nel processo minorile noi ce l'abbiamo, declaro così, allo stato degli atti. Però per quanto riguarda la donna, no. E quindi ecco perché a volte si chiede proprio per l'attestazione di quella particolare condizione, che a volte può, sì, dovrà essere poi superata nel dibattimento da parte dell'avvocato specializzato. Ecco, è questo. Comunque noi vi ringraziamo. Sono per questa... Grazie. Grazie. Noi abbiamo creato una rete, no? Quindi è una rete reale. Siamo qui, ma siamo... diciamo ogni giorno ci sentiamo col commissariato, con il dottore Palumbo, con gli infermieri, con il personale sanitario in una maniera molto più intensa, e ci comprendiamo, perché il linguaggio, pur nelle specifiche professionalità, deve essere un linguaggio comune, no? Io devo poter comprendere il linguaggio del questore, della dottoressa, il linguaggio, comprendere i problemi del pronto soccorso, e loro devono comprendere tutto lo scenario che sta dietro o una denuncia, dietro un'esposizione. La donna, quando viene al pronto soccorso, si sta esponendo, si sta mettendo a nudo, sta dicendo quello che sta vivendo, con tutto il suo dolore, paura di non essere creduta, e con tutto tutto ciò che accadrà dopo. Lo stress psicologico che la donna deve subire dopo la denuncia è molto più forte rispetto a quello che vive. Ecco perché torna indietro, perché ecco, le risorse energetiche non ce l'ha, quindi bisogna supportarla. Però grazie a questa rete noi ce la faremo, non dobbiamo mai mollare. Grazie. Grazie a voi.